Sono veramente felice di incontrare Don Paolo Marotta. Non dico il mio vecchio sacerdote perché lui lo sa, per me è sempre il mio sacerdote, e non solo mio, ma anche di mia moglie e di tante altre persone che mi stanno vicine. E adesso, tra qualche giorno, esattamente mi sembra domenica, inizia la festa qui a Sant'Angelo, festa che già abbiamo diciamo, visto l'anno scorso, sia pure in parte, e quest'anno cercheremo di vedere ancora più approfonditamente. Vogliamo sapere da Don Paolo quali sono le novità di quest'anno, di questa festa, rispetto a quella dell'anno precedente. Quanti giorni dura, come si sviluppa, cioè voglio dire, ci saranno delle messe, chiaramente, tutti i giorni, cioè domenica, lunedì, C'è un programma. fino a mercoledì, mi pare. La festa inizierà Sì. domenica 27 settembre, a parte le celebrazioni, c'è una celebrazione particolare Sì. domenica sera, dove accoglieremo un ex parroco, un frate cappuccino che è stato qui negli anni, fine anni 70, inizi anni 80, e compie quest'anno l'anniversario, il 50° anniversario di sacerdozio. Bellissimo. Quindi ho voluto la sua presenza qui proprio la sera per pregare insieme a lui, ringraziarlo anche per questo servizio che ha svolto qui nella comunità di San Michele Arcangelo di Mondragone. Quella sera, poi, la domenica 27, dopo la celebrazione, inizia la 37ª edizione della Fagiolata, che è un evento legato proprio, connesso con la festa di San Michele. La fagiolata si struttura sempre in modo, c'è un corteo che dà inizio al momento, Corteo un corteo diciamo, storico in ambientato, costumi sì, dell'epoca, diciamo, dell'epoca, di sì, epoca. ambientato sempre in un'epoca Ah, particolare. ecco. E, questo corteo parte dalla chiesa, arriva nella E piazzetta l'orario qual è? alle L'orario? ore 20:30. Ah, perfetto. Nella piazzetta Sant'Angelo poi c'è l'annuncio dell'araldo che dà Sì. inizio alla fagiolata. Quindi i portoni si animano e nei vari portoni poi c'è la distribuzione dei fagioli che avviene in dei cammini particolari che la gente può prendere all'inizio di via degli Abruzzi. Poi martedì. Lunedì lo dedicheremo alla processione. Quest'anno la processione non esce il giorno 29, ma il 28, per la vigilia di San Michele. La processione è un momento anche importante perché gira le strade della parrocchia. E poi dopo la processione, il 28, ci sarà una serata di un gruppo che si chiama Inquisisona. È un gruppo che ha scritto anche la canzone. La canzone vincitrice quest'anno di Sanremo del Volo è un bel gruppo musicale che si esibirà in Palazzo Ducale. Giorno 29, il 29 giorno settembre, famosa la canzone. solennità proprio di San Michele Arcangelo, ci sarà, a parte le celebrazioni, la sera avremo anche il dono di un altro anniversario perché Don Emilio Fusco, che è originario di questa comunità, quest'anno festeggia i suoi 40 anni di sacerdozio e quindi la sera presiederà lui l'Eucaristia. E dopo l'Eucaristia della sera ci sarà inizia l'evento dei sapori, gli antichi sapori del bufone, Ah, sì, il bufone che famoso, sì, mi quest'anno ricordo, sì. ha la caratteristica del tema delle quattro stagioni. Quindi tutto il rione Sant'Angelo sarà diviso nelle quattro stagioni. In ogni stagione le persone potranno assaporare i sapori antichi di Mondragone che si facevano nelle stagioni, quindi Cioè dei praticamente piatti pure i prodotti, particolari, mi diceva prodotti. Assia Capizzi, la direttrice Sì. del comitato, che addirittura ci saranno pure dei prodotti fuori stagione, cioè addirittura le castagne Sì, le pure, mi castagne. In pare. autunno troverete le Ah, castagne, perfetto. d'estate la frittura di pesce, insomma. Addirittura. Quindi la gente potrà gustare. Benissimo. L'ultimo giorno invece della L'ultimo giorno della festa. festa avremo la sera qui in chiesa la celebrazione per Don Luciano, che è il vostro parroco, Padre Certo. Cardinale Moro Claudio, presiderà l'Eucaristia e poi concluderà la festa il concerto di lodi in battaglia, Ah, perfetto. un componente dei Pooh che farà la serata. E una cosa che volevo anche annunciare è che il 29, dopo la manifestazione degli antichi sapori, c'è lo spettacolo delle fontane danzanti.
Palazzo Ducale. Sì. A Palazzo Ducale questo? Sì, perché Palazzo Ducale sarà aperto? No, nella piazza. Ah, nella piazza Antistante. Sì, sì. Ah, ho capito, sì, perfetto. Sì. Quindi praticamente poi conclusione il giorno 30 abbiamo detto con il concertino, e dopo il concertino ci saranno i fuochi di Ferraro, chiaramente. No? Sì, ma in modo molto... Ah, ecco, molto, diciamo, a scartamento di tutto. C'è un poco più in genere, modesti, ecco. Sì, quest'anno devo ringraziare il comitato perché si è impegnato a organizzare una bella festa, perché credo, speriamo sia bella. Però con giudizio, spese con giudizio, sì, diciamo. Con giudizio, ma al termine di questa festa ci sarà anche un aiuto concreto alla nostra comunità. Perché la nostra comunità ha economicamente delle difficoltà, e con questa festa riusciremo a... Mi perdoni, due domande fuori sacco, diciamo. La prima è quella che riguarda le barriere architettoniche, perché ho notato che anche questa chiesa, così come le resto molte chiese anche nella nostra zona, per la verità, tranne quella di Casale, che ha avuto la fortuna di quel benefattore americano che ha aiutato veramente, diciamo, la parrocchia di Casale per quanto riguarda ascensore eccetera, e anche altre cose che ha fatto in quella chiesa, ma purtroppo lui non c'è più e comunque non avrebbe potuto certo sopperire a tutte le necessità. Ma volevo dire, c'è rimasto anche soprattutto il convento San Francesco, ma ho visto che anche questa chiesa sta in una situazione disastrosa come barriere architettonica. E come va? Lei ha fatto qualche cosa? Sì. Ci sono state iniziative? Noi in questa chiesa abbiamo ripreso dei progetti che già pure il vecchio parroco aveva presentato e purtroppo erano stati bocciati. E attualmente c'è alla sovrintendenza un progetto che stanno valutando. Sono diversi mesi in realtà che stiamo aspettando la risposta. Però il corrimano mi pare che voi ce l'avete fuori, un corrimano, sì, per l'appoggio delle persone anziane, perché a San Francesco non c'è neanche quello, al convento di San Francesco. Prego. La persona che è in carrozzella non può accedere alla chiesa perché certo. Non può salire. E un'altra ultimissima cosa, ci pensa ogni tanto alla sua vecchia parrocchia di, diciamo, di Santa Maria in Foro Claudio, i suoi parrocchiani di Ventaroli, di San Donato, loro la pensano sempre, lo sa, addirittura hanno fatto una sottoscrizione, hanno mandato al Papa questa sottoscrizione per farla tornare, che purtroppo non si sa più che fine ha fatto. Mi dica. Innanzitutto vorrei ringraziare Enzo per la possibilità che mi dai di poter rivolgere un saluto grande alla comunità di San Donato in Foro Claudio. Che vengono spesso qui però, ti vengono a seguire, io lo so, qualcuno li ha trovati qua quando sono venuto. Ma perfetto. Poi anche al Comune di Carino, perché poi sono stato tutti i comuni di 17 anni lì. Ti vogliono bene tutti, non solo quelli di Ventaroli e San Donato. Beh, la nostalgia ci sta perché prima le messe della gioia sono indimenticabili, le messe della gioia sono indimenticabili, certo. Portiamo il cuore, però. C'era veramente dell'amore tra dei due fedeli lì. Spero che ci sia anche qua, credo che ci sia anche qua. Sì. Io vorrei approfittare anche per dire grazie a questa comunità, che è una comunità veramente con tante potenzialità. E veramente sono... Qui c'era più bisogno di te probabilmente, perché qua, essendo una comunità più grande, ci sono delle necessità più grandi. Le necessità sono tante, soprattutto le diverse forme di povertà che ci sono e che cerchiamo di alleviare con il nostro fatto di esserci soprattutto. Grazie, grazie Don Paolo, grazie soprattutto perché sta bene intervista. Grazie a voi.